è un bel segno del lavoro che si è rivolgersi e di riuscire, usando un termine un po'. Facciamo anche proprio con Dida. Le novità sono intanto che si ripropone la doppia formula, spacciamo culture interdette, che significa sia rigenerazione urbana con interventi architettonici, creazioni artistiche nell'area di San Salvi, sia storie interdette, quindi racconto, narrazione di storie che nascono da quelle che un giorno erano i manicomi di un tempo e vivono poi le contraddizioni dell'oggi, no? Della situazione attuale, con molte difficoltà di disagio, soprattutto nei giovani. La novità del bando del festival di quest'anno è che va a collocarsi in contemporanea con l'approvazione del nuovo piano urbanistico per la città, che prevede un ridisegno di San Salvi, con una forte presenza di un piano attento molto alla cultura e alla capacità che ha la cultura di accompagnare finalmente la rigenerazione di un'area che è stata per più di un secolo manicomio e che da 25 anni, faticosamente, con alcuni risultati, con molte difficoltà, tenta l'ingresso nella città, tenta di riuscire a creare finalmente questo dialogo tra Firenze e San Salvi. È molto bello, lo dico, da Firenze, due architetti, non di costruire nuovi spazi, ma di riqualificare spazi esistenti. Tutto il lavoro della, non solo del suo, ma sicuramente. E questo poi è affidato ai giovani, perché chi lo fa, chi lo disegna? Lo disegno di giovani artisti dell'Accademia delle Belle Arti, di giovani architetti. Per cui noi è come se chiediamo proprio ai giovani di dire la loro per ritrovare e far rinascere San Salvi. Quindi il tutto è affidato a loro. C'è un bando, lo si trova sul nostro sito, scade il 6 febbraio, questo è molto importante perché dopo non si potrà più partecipare. Saranno selezionati 25 artisti di arti visive, di cui 10 avranno un piccolo finanziamento di 700 euro per inventare qualcosa, e 4 artisti di teatro e di danza che dovranno mettere a punto un'idea narrativa che verrà presentata. Quando? Sono particolarmente contento di avervi qui. Nei giorni dal 12 al 14 di maggio del 2023, di quest'anno, sono i giorni che corrispondono al 13 maggio, al giorno della legge Basaglia del superamento definitivo dei manicomi in Italia.